a tutti, sono Candida. Nel video di oggi voglio farvi vedere come ho realizzato questo album. Questo è il mio ormai quarto lavoro che faccio per Scrap Boys. Nello specifico, per realizzare questo lavoro ho utilizzato l'album Cotton Winter, che ormai avete già visto in altri lavori che ho fatto. Per l'album, visto il periodo, ho deciso di usare questa collezione perché mi sembrava quella, diciamo, più delle altre, che si poteva associare al periodo natalizio, anche se non ho fatto un album, che richiama prettamente il Natale, quindi un album che si può usare tranquillamente, diciamo, in qualsiasi periodo, perché a volte gli album natalizi sono un po' limitativi, visto che appunto si riferiscono solo al periodo di Natale. Ve lo descrivo un pochino, così poi avrete meno difficoltà quando vedrete come l'ho realizzato. Allora, questa è la copertina, forse c'è un po' di riflesso qui sul plessiglass trasparente che ho utilizzato per creare, vedete, la chiusura e per poter mettere all'interno delle paillettes e delle palline colorate dello stesso colore della copertina per fare un po' di motivo. Per tutto il resto ho utilizzato, a parte la stoffa, che come vedete è una stoffa questa che ho utilizzato per bordare la copertina e i nastri, tutto il resto ho veramente utilizzato semplicemente i decori come decorazione, le carte che ho ritagliato dall'album Cotton Winter. Allora, sul laterale di nuovo carta, e questa è un'applicazione che ho fatto con una pasta ed uno stampo e ho colorato poi successivamente con degli acquerelli nelle stesse tonalità più o meno che richiamavano l'album, e dietro vedete semplicemente della carta, scritte ritagliate, tutto dall'album, con cui ho cercato di decorare anche un pochino la parte esterna. Allora, vediamo all'interno come è fatto l'album. È formato da soltanto 4 pagine. Io ho cercato di fare una cosa un po' diversa dal solito, una cosa un pochino di mix media, non più di tanto, ma un pochino sì. Allora, praticamente ho, beh, come particolarità vedete, ho fustellato gli angoli dei posti in cui si possono applicare le foto con una fustella fatta apposta per poter incastrare la foto, ma questo chiaramente è una cosa che non è prettamente necessaria. Se non ce l'avete, le foto si possono poi con del biadesivo tranquillamente incollare sui supporti. E, come dicevo, cosa ho fatto? Allora, come vedete, ogni pagina, praticamente, a parte essere decorata con le carte dell'album, praticamente le ho tutte colorate con degli acquerelli, colorate con degli acquerelli e sporcate poi con degli spruzzi di bianco di acrilico, un lato di tutte e quattro le pagine, mentre il lato posteriore l'ho decorato semplicemente con la carta. Vedete che ho cambiato un pochino i colori degli acquerelli, quindi quella di prima era fatta un po' su questo tonalità viola, marrone. Ho sempre cercato di richiamare chiaramente i colori delle applicazioni che poi avrei messo sul mio foglio. Poi ho messo un pochino più di rosso. Qua ho fatto una tasca, vedete, dove poter inserire poi una tag per la foto. Qui ho utilizzato del blu, visto che volevo dare. Ho usato la piuma blu, e qua ho fatto una cosa un po' particolare. Ho ritagliato semplicemente dall'album queste tre cornici che mi piacevano, con l'idea di mettere dentro delle foto un pochino più piccoline, e le ho realizzate in questo modo per fare un qualcosina un po' di diverso. E poi ho attaccato sopra ulteriori decorazioni. Anche qui ho utilizzato il blu per sporcare con gli acquerelli. Allora, per le pagine ho utilizzato della carta, ma poi lo vedrete, ve lo spiego bene durante il video. Comunque ho utilizzato una carta acquerellabile da 300 grammi, e poi in modo da poterla utilizzare con gli acquerelli. Comunque nella descrizione, come vi dirò poi, comunque nella descrizione poi del video vi metterò i link delle cose varie che ho usato, così se volete dare un'occhiata per curiosità, le potrete vedere nel dettaglio. Questo è il retro dell'ultima pagina, dove ho messo una tag cioè ho messo il posto per inserire un qualcosa, e anche nell'ultima pagina ho realizzato una parte, vedete, che non è incollata, in modo che uno, volendo, può inserire tranquillamente
un'ultima foto, per esempio, cose di questo tipo. Quindi questo è l'album, lo richiudiamo perché mi piace di più vederlo chiuso. Così, ecco. Mi piaceva l'idea di questo rosso sparato, questa stoffina, tra l'altro una delle cose che, perché non so, io immagino anche voi, perché se state guardando questi video comunque siete delle creative e avete voglia di fare delle cose, ma io ho gli armadi pieni di tutti i prodotti che nel corso della mia vita ho utilizzato perché ho avuto vari step, no? Non so voi, ma... Vabbè, adesso divago un po', vi racconto qualcosa di me. Penso di aver fatto quasi tutti i lavori manuali che si possano pensare, cioè a partire, avevo iniziato tipo con l'uncinetto, con i ferri, poi ho ricamato, ho fatto ricami di tutti i tipi, di tutti i modelli. Beh, per esempio questo centrino che vedete sempre nelle mie foto, nelle mie cose, l'ho fatto io, ma qua ero veramente giovane. Perché ci ho messo veramente tanto tempo per fare una cosa del genere. E queste stoffine facevano parte di tutto un set di stoffe che ho ancora, perché per un certo periodo ho fatto anche il patchwork, cosa che faccio ancora, perché magari devo farmi dei cuscini, devo farmi delle cose. E queste stoffe sono sempre state una cosa che mi hanno fatto impazzire, soprattutto non so voi, ma quando le vedo in questi scaffali dove le hanno, cioè lì veramente io divento matta, devo fare attenzione perché mi comprerei tutto. E quindi niente, adesso fortunatamente per fare questi lavori qua ogni tanto posso tirar fuori anche tutto il materiale e quindi sto cercando di riutilizzare cose che usavo per fare cose completamente diverse e questa cosa la trovo bellissima. Infatti, ogni volta che penso a un lavoro nuovo, nello stesso tempo penso a che cosa posso utilizzare. Ho fatto Mambassa, per esempio, di queste perline, queste paillettes, che sono poi quelle che utilizzo nei miei lavori. Mi sono fatta dare, queste sono nello specifico, sono di mia suocera, ma mi sono fatta dare oggettini e cosine da tutti quanti, perché adesso sono diventata, sembra un po' un'accumulatrice seriale, però appena vedo qualcosa in giro che mi sembra possa andar bene per il mio lavoro, recupero tutto. E quindi non lo so come siete messi voi, magari ditemelo nei commenti, ma io abbastanza male, perché ho una stanza che è veramente inguardabile, non si può quasi più entrare da tutte le cose che ci sono dentro. Però vabbè, questo ho divagato un po' perché così mi faceva piacere raccontarvi queste cose. E niente, a questo punto l'album ve l'ho fatto vedere e non ci resta che vedere come realizzarlo. Vediamo di cosa abbiamo bisogno per realizzare la struttura e l'interno dell'album. Dunque, partiamo dalla copertina. Per la copertina abbiamo bisogno semplicemente di due pezzi di cartoncino 16x20 cm e un pezzo 4,5x20 cm. La copertina è semplicissima, avrà questa struttura qui, vi faccio vedere, la monterò così, quindi verrà poi chiusa con dei nastri, è molto semplice. E per la copertina io, come in tutti i miei album, utilizzo sempre del cartoncino da un millimetro e mezzo di spessore. Magari nella descrizione vi lascio il link del cartoncino che uso di solito. Mentre per l'interno dell'album, allora partiamo dalle pagine. Praticamente l'album sarà formato da quattro pagine che ho fatto così un po' mix media, diciamo. E quindi ho utilizzato del cartoncino per acquerello, anche questo, dunque io utilizzo questo, è un cartoncino che si può utilizzare quando si vuole colorare con gli acquerelli, io lo uso anche con i pennarelli acquerellabili, insomma lo potete usare per colorare diciamo con qualsiasi cosa, anche perché ha un lato che è un po' goffrato, un pochino più ruvido, che è quello che io userò per colorarlo con gli acquerelli, e invece l'altro lato rimane decisamente più liscio, quindi ha un tipo di effetto finale diverso. Quindi voleste anche solo colorarlo con dei pennarelli, dalla parte liscia potete farlo. Comunque vi lascio il link anche di questo
di questo particolare tipo di carta. Quindi, per realizzare l'interno dell'album, abbiamo bisogno di 4 fogli di questa carta acquerellabile delle dimensioni di 15 x 19 cm. Dopodiché dobbiamo semplicemente tagliare questi 4 particolari che sono quelli che mi serviranno per unire le pagine tra di loro in questo modo. Andrò ad unire, facciamo conto che questo sia una pagina, le pagine così, e mi permetteranno di unire poi la struttura delle pagine alla mia copertina in quest'altro modo, dove ci sarà la pagina attaccata al mio foglio e vedete la restante parte attaccata alla copertina. Allora, questi 4 supporti hanno le dimensioni, ci sono questi due più piccoli, sono 7 x 19 centimetri, dove ho fatto un piego a 3 centimetri e un piego a 4 centimetri, in modo da lasciare questo centimetro che mi servirà di separazione tra una pagina e l'altra. Dopodiché, vedete, io l'ho già, così per velocità, l'ho già fustellato con una fustella. Voi potete fustellarlo se avete una fustella, oppure potete tranquillamente lasciarlo libero, oppure lo potete tagliare con una forbice particolare o a mano come volete. Quindi questo è a vostro gusto. Quindi ho detto due pezzi 7 x 19, e poi invece abbiamo due pezzi che sono 10 x 19, dove ho fatto un piego a 3 centimetri, che sono le due parti che mi serviranno per legare la struttura in questo modo qui alla mia copertina. Adesso poi vedrete quando lo unisco che è molto semplice, ma giusto per farvi vedere, praticamente qua ci saranno le ultime due pagine del mio album e questo mi servirà per attaccarlo alla copertina. Quindi anche qui io ho fustellato, ma voi potete farlo come meglio credete. Quindi 10 x 19 con piego a 3 cm. Questo è quello che ci serve per realizzare copertina ed album. E adesso niente, procediamo con, direi, la prima parte, quella più semplice, quella nel cui realizziamo la nostra copertina. Allora, per rivestire la mia copertina, questa volta ho deciso di utilizzare del tessuto. Questo nello specifico, visto che siamo un po' nel periodo natalizio, non è proprio natalizio, ma questo rosso mi piaceva tantissimo. Quindi, allora, in questo caso specifico, come vedete, ho già segnato con la penna il contorno di dove andrò ad attaccare, la mia copertina, cosa che di solito non faccio mai, tanto non è necessario proprio. Diciamo che in questo caso me lo richiede perché, vi spiego, semplicemente perché dal momento che questa copertina, vedete, ha un disegno, e se vado ad incollare un po' male il mio cartoncino, poi finisce che quando la giro gli alberi sono storti. Quindi ho semplicemente fatto il lavoro di segnarla un attimino per fare in modo che gli alberi vengano incollati poi giusti, solo per quello. Comunque, praticamente ho preso un pezzo di stoffa, non sono neanche stata, vedete, a misurarlo, ho cercato di tenere circa un paio di centimetri, qua ce ne sono anche un po' di più dal bordo dei miei cartoncini. Detto questo, niente, procedo solo con il collare il tutto.
Adesso vediamo come decorare la pagina, una pagina dell'album. Io le altre tre le ho già realizzate per fare un video che non fosse lungo ore e ore, però vi voglio far vedere come l'ho realizzata, come le ho realizzate. Tanto diciamo che le ho fatte tutte sullo stesso stile, per cui volevo farvi vedere nello specifico come farne una. Allora, per sporcare la mia pagina di cartoncino per acquerelli, utilizzerò i miei acquerelli, che sono questi, che hanno una varietà di colori, devo dire, molto interessante. Allora, qua vedete cosa ho adottato. Visto che questi, i pennarelli, nascono così, con sopra appunto la carta che ne evidenzia bene il colore che risulta poi sulla carta, perché se guardate il colore degli acquerelli non rispecchia perfettamente quello che è il risultato, invece così ce l'avete sempre sott'occhio. Però per evitare che poi la mia carta si attacchi sugli acquerelli quando li uso, perché magari non ho il tempo di metterli perfettamente ad asciugare, ho semplicemente messo un pezzo di carta da forno in modo che non mi si attacchi il tutto. E quindi questo è quanto. Però noi così possiamo utilizzare praticamente la nostra cartellina per sapere bene il tipo di colore che dobbiamo scegliere per colorare. Comunque vi lascio il link nella descrizione, vi lascio il link anche di questi acquerelli. Quindi che cosa mi serve? Nient'altro che il mio pennello per acquerello, dell'acqua e dello Scottex. Allora, cosa vado a fare? Praticamente io voglio attaccare questa cartolina dove ho, vedete, sugli angolini ho già con una fustella apposita fatto i tagli per incastrare la foto, ma se voi non ce l'avete non importa, perché tanto basta incollare la foto sul cartoncino che deciderete di fare. Decido di metterlo più o meno qui, così. E quindi in base a questo adesso vado a sporcare tutto intorno semplicemente la mia carta. Quindi utilizzerei del marroncino non troppo scuro, che potrebbe essere tipo questo. Quindi vado a bagnare. Allora faccio così, prendo ancora un supporto. Facciamo così, prendiamo questo perché l'acquarello è parecchio. Rimane sempre abbastanza scuro, vedete così. Quindi basta poi bagnarlo aggiungendo un po' di acqua, rimane un po' più fluido e si schiarisce un po', che è quello che io adesso in questo caso voglio ottenere. Mi faccio una linea più o meno, così, così, così ho un riferimento di dove decido di mettere il mio supporto per la foto e vado semplicemente a sporcare così come più vi piace il mio cartoncino. Vedete che è un lavoro. Adesso vado ad aggiungere un marrone un po' più scuro, anzi prendiamo questo che è decisamente più scuro. Poi una volta che bagnate la carta, quando la carta è bagnata, poi subito l'acquarello si decide da solo, decide un po' da solo dove andare. Se voi bagnate la carta in questo modo, poi prendete l'acquarello, vedete che l'acquarello poi cammina da solo. Adesso sto mettendo un po' di nero, giusto per dare un po' di colore in più. Così. Poi tanto gli acquarelli quando si asciugano, una volta asciutti, si schiariscono tantissimo. Quindi anche se all'inizio sembra che il colore sia molto scuro, poi in realtà una volta asciutto non lo è più. Un'altra cosa che voglio fare è mettere una punta di rosso, perché lo utilizzerò nei particolari che hanno questo colore un po', quindi vado ad aggiungerlo così. Vedete che è una cosa molto semplice.
però intanto vi dà così, volevo fare un effetto un po' diverso. A questo punto asciughiamo, anzi no, metto ancora un pochino di verde scuro scuro scuro, che potrebbe essere questo, così, così, giusto dei piccolissimi riferimenti. Qua. Qua, così. Adesso vado ad asciugare. Vedete che una volta asciutto poi l'acquerello diventa tutto più, si schiarisce leggermente, fa questo effetto. A me gli acquerelli piacciono da matti. Allora, quindi questa vedete l'idea, io andrò a mettere qui il mio portafoto. Però prima voglio ancora fare una cosa, voglio sporcare con del bianco, voglio sporcare la mia pagina. Quindi facciamo così, semplicemente un po' di bianco. Così. No. Adesso asciugo e posso procedere con iniziare ad attaccare le mie decorazioni. Thank you.
Allora, a questo punto mi sono accorta di aver fatto un errore, vi chiedo umilmente scusa, ma perché io chiaramente quando preparo gli album faccio il conteggio delle cose che mi servono, faccio due prove, ma in questo caso ho preso un abbaglio, cioè vi avevo detto che servivano soltanto due pezzi delle dimensioni di 7x19 per unire le pagine, ma in realtà con quattro pagine. I pezzi che mi servono da 7x19 sono 3 e non 2. Quindi adesso in qualche modo all'inizio del video, poi con le scritte, cercherò di recuperare l'errore sperando in qualche modo comprensibile. Quindi vi chiedo proprio scusa, ma ho sbagliato. Adesso ho fatto il terzo pezzo che mi serve per unire l'ultima pagina, altrimenti non sapevo come unirla. Quindi detto questo, continuo alla procedura per assemblare il mio album. Thank you.
Questo è il lavoro praticamente finito. Vedete la mia copertina, l'ho lasciata abbastanza semplice perché mi sembrava che già le decorazioni fossero abbastanza vistose. Il laterale fatto così e dietro anche molto semplice. Lo chiudiamo così con il mio solito fiocchettino che io trovo sempre una delle cose più belle perché praticamente poi all'interno possiamo mettere tutti gli spessori che vogliamo e non abbiamo il problema di chiudere gli album. Se avete dubbi o domande scrivetemi e sarò felice di rispondervi come dico sempre. Se avete qualsiasi cosa sono a vostra disposizione, chiedete pure. E nello stesso tempo vi chiedo se il video vi è piaciuto, di lasciarmi un commento, così insomma mi rendono felici i commenti anche perché mi fanno sempre un po' capire se la direzione che sto perseguendo, diciamo, nel mio canale è giusta oppure no. Se volete e non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale, così mi aiuterete a farlo crescere. E detto questo, come al solito, non mi resta che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!